Grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti. È davvero un piacere stare qui oggi e soprattutto vedere una sala così piena, a testimonianza proprio del fatto che il tema è caldo ed è di interesse. La prospettiva che posso portarvi io direi che è esattamente complementare a quella di Lorenzo, che ha premesso che non si occupa di trial clinici e real world, che sono quello che io invece ho fatto per tutta la mia vita professionale. Quindi sono molto d'accordo col commento che la bellezza di queste giornate è davvero portare esperienze complementari. Per cercare di non ripetere tutto il contenuto sul cosa si può fare con i dati sintetici, la scelta che ho fatto io rispetto al mio intervento è stata quella di focalizzarmi un po' più sul come possiamo affrontare questa tematica, proprio per cercare di allargare ulteriormente e dare qualche spunto complementare. E parlerò principalmente di come è cambiato, anche grazie all'evoluzione tecnologica, il contesto della ricerca clinica. Il primo spunto che vi volevo portare non riguarda in particolare l'ambito sanitario, ma ci mette un po' in competizione attraverso questi dati che la Commissione europea annualmente pubblica rispetto agli investimenti in R&D, dove vedete che il settore sanitario, che è quello indicato in rosa nella barra di sinistra, è secondo solo all'automotive per investimento in ricerca. Questo a dimostrazione del fatto, e questa sala piena secondo me lo conferma, che l'innovazione è un driver fondamentale in questo ambito, perché portare innovazione vuol dire migliori terapie, migliori possibilità per i pazienti e quindi fa proprio parte del DNA di chi lavora nell'ambito sanitario. In questo contesto io ho il privilegio di lavorare in un'azienda che, come nel ranking riportato sulla destra, è un'azienda che da sempre investe molto in R&D. Abbiamo un portfolio abbastanza diversificato di farmaci e quindi le domande che ci siamo posti oggi sui dati sintetici, ma sull'evidenza in generale, ho avuto davvero il piacere negli anni di vederle applicate a casi specifici di farmaci che ho visto nascere e arrivare in commercio. Questa sintesi di qual è il panorama del sistema sanitario e di come i dati siano importanti, mi ero anche posto il dubbio se inserirla in un contesto di questo tipo, dove chiaramente conoscete benissimo il servizio sanitario, i problemi che ha, le sfide che ci troviamo ad affrontare. Il motivo per cui ho deciso di lasciarla è che, anche se è autoesplicativa nei contenuti, quello che a volte vedo mancare rispetto a questo contesto è il senso di urgenza. Perché oggi abbiamo parlato molto di che cosa le nuove tecnologie ci possano portare. Il professor Della Porta ha ben ricordato come a volte ci vogliono 10 anni, anche 20, ad avere un nuovo farmaco a disposizione dei pazienti, però quello che noi effettivamente a volte sottovalutiamo è come i dati possano essere un acceleratore essenziale di questo processo. E quindi rispetto al tema che anche l'avvocato Scorza aveva toccato di comprimere un diritto a favore di un altro, mi sono chiesta, mentre lui parlava, se è vero che avere un farmaco 10 anni dopo, 15 anni dopo, non comprima anche il benessere mentale e sociale di una persona e se sia davvero solo l'ambito salute quello su cui con le nuove medicine ci focalizziamo. Quindi, in qualche modo, questo confronto multidisciplinare, secondo me, dovrebbe tradursi anche in una pressione rispetto alle autorità regolatorie, alla politica, per sostenere un contesto che ci favorisca nell'accelerare la ricerca. Le domande che in ricerca ci poniamo nel generare evidenze non sono delle domande nuove, quindi mi sono permessa di riprendere questo articolo molto datato volutamente, nel senso che in fondo nella ricerca clinica, quella tradizionale, ci domandiamo sempre se un intervento in condizioni perfette può funzionare. E di fatto su quell'intervento in condizioni perfette, che è quello del trial clinico randomizzato, controllato, che tutti riteniamo un pilastro fondamentale in questo ambito, abbiamo preso delle decisioni, anche trasferendo in pratica clinica le stesse considerazioni in un setting diverso. Quindi in qualche modo nella discussione di oggi quello che ho trovato è che siamo un po' più severi sull'errore legato alla tecnologia, alle macchine, rispetto a quello che siamo sempre stati, rispetto comunque a delle evidenze che hanno i loro limiti in termini di generalizzabilità, rappresentatività della popolazione reale. Quindi in qualche modo la ricerca e l'innovazione implicano comunque un rischio e una possibilità di errore.
Quello che vediamo nell'ambito Real World cerca proprio di estendere la parte che negli studi abbiamo comunque chiarito e oggi come oggi il tema della sostenibilità, quindi di cosa ci possiamo permettere, è diventato rilevante. Quindi dire che utilizzando il dato sintetico io posso accelerare tantissimo la ricerca, piuttosto che quello che sto vedendo anche nell'ambito del mondo farmaceutico, accelerare moltissimo la fase di discovery di nuovi composti, perché posso simulare modelli, posso magari immaginare in maniera virtuale un target rispetto a un bersaglio per una specifica patologia, testando una quantità di ipotesi che la mente umana non riuscirebbe neanche a immaginare. Quindi penso comunque che tutto questo faccia sì che il tema di come la tecnologia complementa, non sostituisce, le metodiche tradizionali sia comunque un'urgenza che dobbiamo essere compatti nell'affrontare e nel sostenere. Dal punto di vista di chi sviluppa farmaci, quello che mi sento di portare a integrazione di quanto è stato già detto è proprio che dall'immagine sfocata di prima oggi abbiamo l'incredibile opportunità di mettere insieme elementi diversi, e quindi la decisione, che sempre come è stato detto sarà una decisione del clinico di fronte al paziente specifico di come operare, sicuramente può essere informata e supportata da molti più elementi di quelli che poteva avere in passato, quindi di sicuro lo vedo comunque come un'opportunità positiva. Lo schemino molto semplificato che vedete sulla destra deriva un po' da un nostro modello interno di collaborazione più su una parte di discovery, ma assolutamente applicabile anche alla ricerca clinica, dove Roche, in partnership con Nvidia, che appunto si occupa di intelligenza artificiale, sta proprio testando dei modelli che dimostrano come possiamo complementare i sistemi che noi siamo abituati a usare. Quindi da un lato c'è il metodo sperimentale a cui tutti siamo molto affezionati, a cui non penso che dovremmo rinunciare. Dall'altra parte, i dati che derivano dal modello sperimentale possono comunque informare le macchine, gli algoritmi e far sì di generare nuove ipotesi che attraverso gli esperimenti andiamo a ritestare. Quindi questa dicotomia che oggi è emersa tanto fra la ricerca clinica e altre metodiche più nuove, secondo me deve trovare una sinergia, non tanto un contrasto, una sostituzione dell'una con l'altra. Sicuramente richiede un atteggiamento nuovo, un modo di pensare, di affrontare le domande diverso da quello che siamo stati abituati a utilizzare nel passato. Nelle ultime tre slide che vado a presentarvi, cercando di stare nel tempo, ho provato un po' a fare una sintesi più legata all'atteggiamento che dobbiamo adottare, e credo di toccare punti che sono emersi, quindi sarà un po' anche una sintesi di alcune tematiche discusse nella giornata. Il primo punto è quello del trade-off. Credo che sia emerso in tutte le presentazioni che dobbiamo trovare un punto di compromesso in qualche modo, perché se cerchiamo comunque la massima accuratezza del dato, non sarà un dato tempestivo; se cerchiamo la protezione estrema della privacy, perdiamo l'utilità. Quindi in qualche modo le parole che trovate sulla destra, ne potevo mettere altre mille, comunque rappresentano quel contrasto fra dimensioni importanti, senza esclusione di nessuna di queste, ma di cui dobbiamo comunque trovare, come diceva anche l'avvocato Scorza, un buon bilanciamento. Quindi il primo punto sul mindset è che dobbiamo trovare un bilanciamento nelle scelte che facciamo, guardando qual è l'obiettivo più importante, che probabilmente è quello comunque di sostenere quell'evoluzione, quell'R&D di cui parlavo appunto in apertura. Dall'altra parte l'essenza della giornata era proprio quella di dire come il dato sintetico impatta in ricerca clinica. Io non sono un'esperta di dati sintetici e ringrazio i relatori di oggi perché ho imparato tantissimo, però quello che vedo proprio in maniera immediata, e che probabilmente avrà un'applicabilità anche nel breve medio termine, è proprio l'accelerazione, che mi sembra un elemento essenziale nell'ambito appunto dello sviluppo di nuovi prodotti. Da un'altra parte anche una possibilità di migliore e più efficace investimento delle risorse. Quindi se noi riusciamo ad avere degli algoritmi che ci aiutano a prevedere quali sono i fattori di rischio, quali sono i fattori prognostici, quali studi avranno maggiore possibilità di avere i pazienti piuttosto che no, tutto questo di fatto non toglie qualità ai progetti che facciamo, ma li informa e li rende più efficaci. Quindi porterà a migliori esiti e magari permetterà di non avere necessità
età, come io mi trovo adesso nella mia vita quotidiana, per ogni domanda che ho a fare partire uno studio nuovo che raccoglie dati ad hoc per quella specifica, per quello specifico quesito di ricerca, ma magari potremmo comunque avere un protocollo di ricerca che si appoggia su dati già esistenti, strutturati e sottoposti ovviamente a una governance rigida, che però permetteranno in tempo breve di fare un investimento diverso, più veloce e magari di mettere i fondi su altro che non sia lo studio osservazionale per ogni prodotto per andare a vedere l'effectiveness o altri aspetti. Ultimo punto, che è stato anche già nominato oggi, mi sono sentita un po' di chiedermi e di chiedere anche insieme a voi a che punto siamo. Probabilmente il Gartner Hype Cycle dimostra bene quello che si vive con ogni innovazione e che è molto applicabile anche nel caso del dato sintetico. Quindi, da una parte, un picco di entusiasmo dove pensiamo che questa tematica possa risolvere molti dei nostri problemi, dopo ci scontriamo appunto col confronto col garante piuttosto che con altre difficoltà tecniche che ci portano allo sconforto totale. Adesso spero che ci troviamo invece in quella fase di risalita che ci può portare a quello che viene appunto definito come plateau di produttività, cioè a trarre il meglio da questo tipo di tecnologia. Come ci possiamo arrivare? E davvero si sposa benissimo col contesto multidisciplinare che vi ringrazio per aver creato oggi. Uno con la fiducia nel fatto che l'evoluzione abbia un senso e che comunque sia la dobbiamo comprendere e supportare, quindi abbassando un po' la resistenza al cambiamento. Dall'altra parte, sicuramente, io sono cresciuta in un ambito di ricerca clinica nel quale la qualità è stata la prima cosa che mi hanno insegnato, con un training di una settimana solo sulle good clinical practice, però mi rendo conto che adesso la qualità, va anche accompagnata alla quantità, che comunque diventa un altro elemento di qualità, e scusate il gioco di parole, però il fatto di avere molti dati, è importante altrettanto di averli comunque qualitativamente affidabili. Le competenze sono necessarie, non solo di metodo, ma come si diceva, anche le competenze di dominio, quindi comunque una macchina non sarà mai capace, come diceva Lorenzo prima, di leggere il contesto, avrà sempre bisogno di essere quantomeno allenata nel modo corretto per capire o aiutarci a comprendere che tipo di risultato stiamo leggendo. Il dialogo multidisciplinare l'abbiamo molte volte trattato e penso che appunto quello che dobbiamo cercare è proprio un'alleanza, non solo un'alleanza fra le parti, come quella che oggi stiamo vedendo, ma anche un po' un'alleanza fra le diverse metodologie che abbiamo a disposizione. E riprendo in ultimo il tema della governance e raccoglierò lo spunto anche di approfondire la disposizione sull'intelligenza artificiale di cui parlava l'avvocato Scorza, perché penso che in questi contesti complessi, in fondo, una disposizione, un perimetro regolatorio top-down che aiuti a capire come procedere sia proprio un elemento fondamentale, per avere vera evoluzione e vero progresso. E con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.